Giovanni Ciaci non è più nella squadra di Detto Fatto. Amatissimo dal pubblico, dopo la prima edizione dello show di Rai 2 targata Bianca Guacero nel ruolo di opinionista, il mitico Giorgio ha lasciato il programma, ed è stato sostituito da Guillermo Mariotto, ma è tornato sull'argomento in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Intervista in cui ammette che la trasmissione è finita dopo l'addio di Caterina Balivo, che dallo scorso anno conduce Vieni da me su Rai 1. Ciaci è stato intervistato dopo le dichiarazioni del direttore di Rai 2 Carlo Freccero. Ovvero, Giovanni Ciaci ha avuto un problema con la Rai, ha avuto una condanna e non poteva più essere a Detto Fatto. È stato lui a dare le dimissioni. Ma non è andata così, sostiene Ciaci che ha già fatto sapere che procederà per vie legali. Procederò per le vie legali nei confronti del direttore Freccero, ha detto Ciaci. Ad oggi io non ho ricevuto nessuna condanna. C'è un procedimento in corso che dura da 5 anni, siamo ancora al primo grado di dibattimento. Lo scriva, nessuna condanna. Vivendo in uno stato di diritto, questo devi saperlo anche Freccero, un soggetto è innocente fino al terzo grado di giudizio e io non sono ancora al primo. Freccero ha detto una cosa inesatta, ha proseguito: la causa è in corso perché ho preso un vestito dalla Rai di Napoli senza la bolla e l'ho portato a una mostra di gattinomi sulla televisione, dove la Rai era lo sponsor principale. Io per aver portato un vestito senza bolla sono stato indagato per ricettazione. Credo nella giustizia, ha aggiunto Ciaci. Questo dibattito dura da 5 anni ed è stato rimandato più volte. I contribuenti che pagano il canone hanno speso soldi per questo processo inutile che ad oggi sarà costato più di 50.000 euro. Infine, lo stylist ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare il programma: me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando e io sentivo che era così. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l'andata via di Caterina Balivo. Se mi sono trovato male con Bianca. Per me una vale l'altra. Sono una spalla che aiuta la conduttrice, ripeto, il programma è finito con l'uscita di Caterina Balivo. Infatti da 2 settimane fa il 4%, ha concluso.